Segnale News. Giovedì 7 aprile 2016, Aperte Online. Buona giornata dalla redazione Marco Dandini, in regia Francesco Ricciardi. Apriamo con la pagina della cronaca. Incidente mortale a Cassino, ieri a perdere la vita Gaetano Gentile, 61 anni. L'uomo si trovava alla guida della propria vettura quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro una centralina dell'Enel. Per lui all'arrivo dei soccorsi purtroppo non c'è stato nulla da fare. E parliamo di un altro incidente, quello che si è verificato sulle montagne di San Biagio Saracinisco, dove è precipitato un deltaplano. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino. Da valutare ancora le condizioni dell'uomo ferito, che comunque non sembrano destare particolari preoccupazioni. Da alcune testimonianze l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, che iniziato ad avvitarsi già ad alta quota. Sempre per quanto riguarda la cronaca, questa volta giudiziaria, è stato denunciato dai carabinieri un 42enne di Anagni, ritenuto responsabile di atti persecutori e rapina ai danni della ex fidanzata, una 28enne di Fumone. L'uomo, nella serata del 4 aprile, dopo reiterate condotte persecutorie ai danni della ragazza, si è recato presso la sua abitazione dopo un violentissimo diverbio durante il quale le ha provocato anche delle lesioni personali. Le ha asportato con violenza un telefono cellulare, che è stato successivamente recuperato dai carabinieri e ovviamente riconsegnato alla ragazza. Cambiamo argomento, voltiamo pagina. In vista del prossimo 15 aprile, giorno in cui si perfezionerà la gara per l'aggiudicazione della vendita degli stabilimenti ILVA, la senatrice Maria Spilabotte ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Matteo Renzi per richiedere la massima attenzione sulla questione dell'ILVA di Patrica. Al via la scuola di formazione politica per formare la classe dirigente del domani nel PD guidata da Lino Diana. Si chiamerà Classe Democratica Frosinone, istituito anche l'osservatorio sulla legalità e trasparenza del Partito Democratico, affidato ad Ermisio Mazzocchi. Come preannunciato durante il congresso provinciale dal neo segretario provinciale Simone Costanzo, centrale sarà la formazione della nuova classe politica e l'approfondimento delle varie tematiche politico-amministrative. Concludiamo con la pagina dello sport. Calcio, dunque, si è fermato in semifinale la cavalcata del Cassino, sfuma il sogno della finale di Coppa Italia di eccellenza proprio tra le mura amiche del Salvetti, per l'occasione colmo di tifosi. I siciliani del Mazara del Vallo, infatti, con una partita particolarmente accorta, sono riusciti a strappare la vittoria a 10 minuti dal termine grazie alla rete di Fontana, che è bastata per piegare un Cassino, bisogna dire, particolarmente contratto, che non è riuscito ad esprimersi come avrebbe potuto. Era questa l'ultima notizia per questo appuntamento informativo. Ci risentiamo tra poco con le notizie dall'Italia e dal mondo. Segnale News.